su uno tratto della novella pista ciclabile che attraverserà Grottaglie, di cui ben poco si conosce. Ma al di là del silenzio di chi invece dovrebbe spiegare questa cosa ai cittadini, io sono qui per la preoccupazione che ho per l'incolumità dei grottagliesi nell'attraversare un domani questa pista ciclabile. Allora chiedo, anche con questo mezzo, al comando della Polizia Municipale, al comando della Polizia di Stato e al comando della Stazione dei Carabinieri di Grottaglie, rispettivamente per le proprie competenze riguardo alla sicurezza stradale, se possono in qualche modo farci pervenire una loro analisi sulla sicurezza di questa strada. A me interessa solo questo, perché mi interessa appunto la vivibilità e la vita dei cittadini grottagliesi. Siccome ritengo che non sia molto sicura, ma sono inesperto in questo, chiedo alle autorità competenti e penso che la loro risposta dovrebbe dissolvere ogni dubbio, ma ancora resto in attesa. A distanza di più di un mese dall'inizio di questi lavori, di questa fantomatica pista ciclabile, la situazione è diventata ancora più incomprensibile. Si voleva mettere in sicurezza evidentemente i pedoni, perché la pista ciclabile serve appunto anche per mettere in sicurezza chi lo percorre a piedi o con la bicicletta, ma sta diventando esattamente il contrario, perché è molto più pericolosa rispetto all'intenzione, all'eventuale intenzione che avevano i progettisti. La cosa grave è che ci sono dei consiglieri comunali che hanno chiesto di vedere le carte, gli uffici comunali, l'ufficio tecnico comunale è completamente sprovvisto di queste carte. E la cosa ancora più grave, abbiamo chiesto una riunione dell'apposita commissione consiliare da più di un mese e ancora non viene convocata. Allora noi ovviamente non ci fermiamo qui, faremo tutta una serie di iniziative come quella appunto di arrivare anche ai comandi preposti alla sicurezza della strada, come diceva Traversa, ma allo stesso tempo anche arrivare alla massima autorità governativa sul territorio, al prefetto, perché questa è una situazione assolutamente intollerabile. Noi prenderemo un'iniziativa che porti allo smantellamento di questa assurda pista ciclabile affinché si cominci a discutere, soprattutto con i cittadini interessati, che cosa si vuole fare in termini appunto di sicurezza delle persone, in termini anche di evitare ulteriormente inquinamenti da parte delle auto, e quindi tutto il resto deve essere compatibile con quello che si dice e non in contraddizione appunto con la messa in sicurezza. Questa non può essere definita una pista ciclabile. Questa è una pista da ciclocross. Questa è una pista ciclabile estremamente pericolosa, perché voglio vedere qui i bambini con le biciclette che salgono e scendono questi dossi, voglio vedere le persone con i motopattini che salgono e scendono da questi dossi, voglio vedere le biciclette con i bambini che salgono e scendono da questi dossi. Per me è estremamente pericolosa e deve essere smantellata. Per di più vorrei conoscere un ingegnere per capire se ha fatto i calcoli delle cubature di acqua, perché con l'acqua che scende quando ci saranno le bombe d'acqua da sopra a Monte Pizzuto per tutta via Messapia, credo che molte case e garage verranno allagati. Chi ne risponderà dei danni? Forse il comune dovrebbe riflettere su questo. Allora, come stavano dicendo i miei colleghi, noi opteremo per l'abbattimento di questo obbrobio perché dalla prima ricognizione delle carte ci sembra di capire che i pareri tecnici sia del comandante dei vigili urbani dell'epoca, dell'ufficio tecnico, erano negativi. Quindi non si capisce
perché se volevi lo stesso andare avanti con questa opera, che a noi ci sembra tutto tranne una pista ciclabile. È una pista da motocross che alle prime intemperie salterà in aria, perché sono mattoncini appoggiati sulla sabbia, come vedete, non sono montati con la calce, e quando arriveranno le prime acque questi mattoncini li andremo a prendere da Viale Matteotti.